Ben ritrovati al nostro corso sugli script bash ed eccoci arrivati alla lezione numero 10 nella quale parliamo di cicli o loop in inglese. Di cosa si tratta? Si tratta di un altro elemento fondamentale della programmazione perché in uno script eh, che sia un po' evoluto, dico non proprio uno scusate, elementare, ben difficilmente possiamo fare a meno di introdurre appunto un ciclo, un loop, cioè un, una serie di istruzioni che permette di ripetere altre istruzioni in modo ripetitivo, finché una condizione non è soddisfatta, eh, questa eh, azione ripetitiva continua, ecco, in poche parole è questo, il ciclo consiste in questo, quindi nel ripetere un certo numero di istruzioni finché una condizione dice che deve essere fatto. Ecco. Evidentemente sappiamo tutti che i computer sono molto più veloci ed efficienti di noi nelle operazioni ripetitive, quindi eh, laddove, diciamo così, non serve l'intelligenza vera e propria come la intendiamo noi esseri umani, il computer è naturalmente molto molto migliore di noi basta che abbia a che fare con delle operazioni sempre uguali e a ripeterle ovviamente molto più veloce ecco perché parliamo in questa lezione di cicli o loop appunto eh, i comandi che permettono di eh, implementare questi cicli nel, nel nostro eh, script bash che stiamo costruendo sono di tre tipi diciamo fondamentalmente, c'è il, il, il ciclo con il comando for che può essere implementato, scritto in due forme come vedete qua, poi il while e l'until, ecco quindi adesso li vediamo un pochettino in dettaglio uno a uno giusto per capire come funzionano, tanto come sempre in ogni caso avete lo script accompagnatorio della lezione con tutti gli esempi del caso che potete provare riprovare modificare e studiare per conto vostro anche ecco allora partiamo dal primo for eh, for letteralmente tradotto è eh, per praticamente per un certo numero di iterazioni do, cioè fai un certo numero di operazioni e poi done fatto finito. Questo la parola done, vedete, serve in tutti i tipi di eh, istruzioni dei cicli per dire è chiuso il blocco, la parte di codice che permette di eseguire più volte le medesime operazioni. Quindi si chiudono tutti sia il while sia l'antiz, si chiudono tutti con la parola done. Così come tutti, in mezzo alla diciamo, a metà della, dello svolgimento de, de, di ogni comando c'è sempre la parola o il verbo do, cioè fai, per dire fai questo. Ecco allora. La prima parte di ogni comando, appunto, serve a specificare la condizione per la quale appunto i vari comandi devono essere ripetuti, i vari comandi contenuti qui, tra il do e il done. La prima forma che è un po' particolare, diciamo che le forme classiche che si incontrano anche negli altri linguaggi di programmazione sono queste tre, for una condizione fai finito, while una condizione fai finito, until una condizione fai finito, c'è, però nel, nel, nel motore bash delle shell c'è una forma un po' particolare, che è la prima, che è quella che vediamo anche qui. Si dice for eh, un, una variabile, qui è indicato con la parola arg come argomento, però per noi semplificando diciamo qui si mette il nome di una variabile che vogliamo noi, in una lista Argomenti da prendere in carico da parte di questa variabile, do fai qualcosa finito. Ecco, adesso ci posizioniamo nel nostro script per vedere in pratica cosa ho appena spiegato. Quindi facciamo partire il nostro script della lezione 10, enter e vediamo il primo for con list argomenti singoli. Ecco qua quello che ho appena detto, vedete? A parte il solito clear. Allora, ecco qui il primo comando. Che si ferma qui il nostro script, quindi in questo momento siamo qui. Il primo comando ci dice for pianeta che è la nostra variabile in l'elenco degli argomenti, quindi la lista, vedete for pianeta, in lista. In questo caso lista di pianeti, quindi ho scritto Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, do. Quindi, cosa fare in questo ciclo di operazioni da ripetere? Semplicemente fai un eco il contenuto della variabile pianeta. Quindi metti mia video, visualizza i mia video, semplicemente cosa pianeta contiene ad ogni iterazione. Perché dico ad ogni iterazione? Perché appunto questa forma di for viene ripetuta finché pianeta trova nel, nella parte di comando in un argomento da utilizzare un parametro da utilizzare diciamo ecco e qui vedete che ogni parametro è incluso fra virgolette separato da uno spazio quindi virgolette mercurio spazio venere eccetera eccetera quindi ce ne sono 1 2 3 4 5 pianeti e quindi questo for questo for verrà ripetuto per 5 volte ed ecco il risultato in effetti l'eco pianeta viene ripetuto 5 volte in questo ciclo for e ogni volta stampa un pianeta diverso perché li trova nell'elenco, nel suo elenco di argomenti. Questa è una forma, ripeto, un po' particolare che la presento perché effettivamente può di, eh, venire utile, può essere utile in, in uno script che ha bisogno, che so, di... Di presentare, di utilizzare argomenti vari che magari già conosciamo come qui prefissati e di fare un ciclo di operazione su ciascuno di questi argomenti. Oppure questi argomenti, questa lista, può anche essere a sua volta una variabile, magari richiesta eh, con un parametro del nostro script. Noi inseriamo gli argomenti e poi vengono ripetuti, vengono letti ad uno ad uno in, un, eh, in una struttura for, do, done come questa. Questi argomenti possono essere presi in considerazione ad uno ad uno ed essere elaborati. Ecco. Eh, ho già detto anche in altre lezioni quando ho presentato eh, comandi di questo tipo dove tipo LIF, if, then else. Eh, naturalmente le istruzioni qui possono essere una, ma possono essere anche mille, mille istruzioni all'interno di un paragrafo do dan. Adesso qui ovviamente per semplificare ho messo solo un semplicissimo eco, però naturalmente qui possono esserci tutte le nostre istruzioni che abbiamo bisogno di far fare per ognuno di questi argomenti. Ecco, andiamo avanti con la seconda forma eh, di for, o meglio ehm, con un altro esempio dello stesso tipo di for che non prende eh, argomenti prefissati ma prende in carico l'output di un comando praticamente, ecco con la solita forma dollaro parentesi e chiusa parentesi, all'interno abbiamo messo il comando ls asterisco.sh che elenca, ovvero questo comando lo facessimo nel nostro terminale, elencherebbe tutti i file presenti nella cartella corrente che hanno l'estensione finale.sh, ecco. Eh, con questa forma, ormai lo sappiamo, l'output, cioè il risultato di questo comando, viene demandato al comando nel quale è innestata questa forma, in questo caso è il for, e quindi la variabile docu, in questo caso, si prende a carico ad uno ad uno tutti i file che questo comando ritorna come risultato. E quindi, ancora una volta, per ogni file.sh presente nella cartella, questo for... Eseguo un'iterazione quindi se faccio Enter, vedete, ecco qua. Quindi, nella cartella, in questo caso, ovviamente stiamo lavorando nella cartella, mia cartella corso bash, dove ci sono tutti gli script.sh, ognuno per ogni lezione che stiamo seguendo. Ecco, in questo caso siamo qui, la lezione numero 10. Questo è lo script sh aperto della lezione 10, e avanti così. Quindi, vedete che questo for do. Ecco, file contenuto nella cartella, dollaro, doco, quindi la variabile doco, si è presa in carico ad uno ad uno il nome, il nome dei file. Ecco, e qui vedete magari, piuttosto che questo elenco di pianeti statico e preconfezionato, qui comincia a diventare interessante. Se noi dobbiamo farci qualcosa con questo elenco di file, magari copiarli da un'altra parte, rinominarli con un nome... Specifico o qualsiasi cosa, ecco, questo tipo di for può essere molto utile perché? Perché, come avete visto, si prende, permette di trattare ad uno ad uno i file di un certo tipo in una certa cartella. E quindi qui all'interno del do potremmo appunto rinominare il file, cancellarlo, spostarlo, copiarlo, inviarlo a qualcuno. eccetera eccetera. Ecco, avete capito un po' il senso di questo secondo esempio probabilmente si avvicina di più a un utilizzo pratico che non il primo, che è proprio didattico, teorico, per mostrare come funziona questo, questa forma di for, di comando for. Ecco, secondo identico, il terzo, il terzo esempio di, eh, di for, sempre in questa forma di eh, for variabile in elenco di argomenti, è, è un esempio diciamo molto simile al primo, ma esteso a più argomenti alla volta. Praticamente cosa succede? Qui vengono addirittura presi in carico un, un, tre argomenti ogni volta, quindi un terzetto, una tripletta di argomenti ogni volta. Vedete che qui ho fra le virgolette. Eh, tre eh, termini distinti eh, separati da uno spazio Mercurio spazio 36 spazio circa Venere spazio 67 spazio circa eccetera 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 ecco questo fra una virgoletta doppia e l'altra è un singolo argomento che verrà caricato nella variabile pianeta poi però nel comando do e introdotto un comando che finora non abbiamo mai visto, che vedremo solo qui, giusto per mostrarvi l'effetto che ha, il comando set, spazio, righetta, righetta che è due meni, eh, due righette normali, meno o meno, dollaro pianeta, che cosa fa questo comando? Eh, diciamo che prende in carico quanto è contenuto nella variabile pianeta, quindi per esempio mercurio spazio 36 spazio circa, e suddivide i tre argomenti separati dagli spazi in altrettante variabili predefinite chiamate dollaro 1, dollaro 2 e dollaro 3. Ecco, fossero stati 5 gli argomenti qua sopra, quindi spazio un altro argomento, spazio un altro, avremmo avuto anche dollaro 4, dollaro 5, eccetera, eccetera. Quindi questi sono nomi, diciamo così, di sistema predefiniti. Nei quali il comando set carica tutto quanto trova nella variabile pianeta, caricata con uno di questi argomenti e che sia spaziato eh, scusate, che sia separato da uno spazio, appena c'è uno spazio, per lui vuol dire ok. Questo lo metto nella variabile dollaro 1, questo c'è uno spazio, lo metto nella variabile dollaro 2 e questo. Per finire lo metto nella variabile dollaro 3, E così per ognuno degli argomenti, quindi per questo, per questo, per questo, eccetera, eccetera. Alla fin fine lo eseguiamo così diventa chiaro cosa ho appena raccontato. Ecco, for con lista di argomenti multipli, lo vedete qua, cosa è successo? L'eco che segue il comando set dice 1, quindi il nome del pianeta, eccoli qua. Per esempio, Mercurio è distante, questo l'ho scritto, è distante, dollaro 2, 36, 36, poi ci aggiungo, fisso, eh, milioni, praticamente gli zeri per fare i milioni, e la frase di miglia dal Sole, dollaro 3, che è la parola circa. E quindi alla fin fine viene composta una frase che dice Mercurio distanze 36 milioni di miglia dal sole circa, Venere distanze 67 milioni di miglia, eccetera, eccetera, eccetera. E vedete come è facile, insomma, avendo qui l'esempio del comando preconfezionato è facile comporre, per esempio, una frase di senso compiuto partendo da questi argomenti. Quindi questa qui è una forma veramente particolare, ma potente anche questa, eh, se vogliamo. Magari qualcuno sta già identificando un'applicazione pratica per lui, quindi in sostanza non c'è niente di diverso dalla prima forma qua in cima, for pianeta in mercurio venere terra eccetera, tanto che il singolo argomento, quindi tra sempre ehm, incluso fra virgolette doppie, che viene caricato nella variabile pianeta, viene a sua volta con il comando set righetta righetta, Suddiviso in sotto argomenti che noi abbiamo opportunamente impostato spaziandoli appunto con uno spazio uno dall'altro. Basta che siano sempre tre per tutti gli argomenti, ovviamente, se no non funziona la cosa. Quindi, se iniziamo con tre, dobbiamo continuare con tre per tutti i pianeti in questo caso. Ecco quindi interessante. Ve la lascio come esempio anche questa forma di for con l'argomento perché può essere molto utile. Ecco, adesso andiamo avanti a vedere la seconda forma di for, che è quella più classica, diciamo, quella che si incontra anche negli altri linguaggi di programmazione, che è il for con la condizione che deve essere valida affinché il ciclo si ripeta, do fai qualcosa, dan chiuso, ecco l'esempio, eccolo qua, limite, una variabile limite uguale a 10 ho messo, e poi faccio appunto imposto il, il loop il ciclo for successivamente la sintassi è questa quindi prendiamo atto che sia così due parentesi due parentesi rotonde che, che racchiudono la condizione di for quindi del ciclo e si usa si prende un'altra variabile in questo caso che ho chiamato a la si usa appunto per gestire l'avanzamento dell'iterazione dell del, del loop del ciclo for perché se non avessimo una variabile che, che si modifica questo for non finirebbe mai quindi dobbiamo incrementare questa variabile man mano allora ecco qua abbiamo la prima parte della condizione diciamo partiamo da 1 quindi a uguale a 1 punto e virgola finché la non è Scusate finché la è minore o uguale al limite che abbiamo messo 10. Quindi finché questa condizione è vera e valida, allora fai quello che ti dico di fare fra il do e il dan. Torna su e ad ogni iterazione aumenti la di una unità. Ecco, questa sintassi. Se non erro, è molto simile a quella del C, C. Quindi la variabile seguita da 2 più vuol dire incrementala di un'unità. In poche parole cosa succede? Si parte con l'a uguale a 1, la condizione è verificata perché l'1 è minore o uguale a 10, entra con l'eco, stampo la variabile a a video, stampo, dico sempre stampo ma. Non vuol dire su carta, ma in questo caso nel terminale, quindi il contenuto della variabile a, quindi sarà 1, poi torna su. Nel frattempo, la a è stata aumentata di 1 con questa ultima parte del, del comando for, quindi mi ritrovo la a uguale a 2, è sempre minore o uguale a 10, certo che minore o uguale a 10 visualizza anche la uguale a 2, eccetera, eccetera, fino a A uguale a 10, perché è minore uguale al limite 10. Quindi quando la è 10 è ancora valido, entra per l'ultima volta. Intanto la viene incrementata di 1 e diventa 11. Alla prossima verifica della condizione la non è più minore o uguale a 10, quindi termina, si esce. Il for non va più avanti ed è finita lì. Quindi se faccio enter Vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 perché appunto sono i valori minori o uguali a 10 della variabile A. In sostanza, eh, per vederla in un altro modo, possiamo dire che all'inizio del for questa parte del comando e l'impostazione iniziale viene fatta una volta sola e questa parte del comando di incrementare la A viene fatta continuamente ad ogni giro, e poi ad ogni giro viene anche verificata la condizione del, del ciclo non è difficile eh? non è difficile ma forse è più difficile spiegarlo a parole che a capire cosa fa leggendole guardando cosa fa quindi limite 10 avessi messo 100 ovviamente avremmo visto da 1 a 100 eccetera eccetera poi passiamo dopo il for che è il più corposo passiamo al while while cosa vuol dire dall'inglese fino a che fino al momento in cui quindi while fino al momento in cui è valida la condizione, do fai qualcosa, done finito. Allora, qui usiamo due variabili, ecco qui ehm, non mi limito. Ehm, Piccola parentesi: non mi limito ad ogni esempio ad usare sempre magari la medesima sintassi, ma ne approfitto da un esempio con l'altro, magari a proporre anche sintassi diverse. Ecco, vedete qui, per esempio, ho usato la sintassi con la doppia parentesi rotonda, qui sotto uso quella più classica che abbiamo visto con l'if, then, else, nelle lezioni precedenti, con la parentesi quadra, lo spazio, la condizione interna, chiusa parentesi quadra, che è poi equivalente, volendo, alla doppia parentesi rotonda, minore, eccetera. Ecco, ehm, credo sia utile presentarvi più forme di sintassi equivalenti per lo stesso comando. Voi potete eh, focalizzarvi quando... Create il vostro script base naturalmente su quella che vi piace di più, su quella che riuscite a tenere a mente meglio di tipo di sintassi, però ritengo utile presentarvi e, e, e mettervi sott'occhio anche altre sintassi equivalenti, perché magari vi scaricate un altro script, un amico, qualcuno, trovate uno script in giro creato da qualcun altro e vi trovate magari altre abitudini, altri tipi di sintassi e dite cos'è questo. Eh, Come mai è stato scritto così? Non l'ho mai visto, invece ecco, con più tipi di sintassi potete vedere eh, che sono semplicemente modi diversi di scrivere la stessa cosa, ecco, quindi in questo caso, torniamo al nostro esempio, eh, ho impostato due variabili, la var 0 uguale a 0 e il limite, il solito limite uguale a 10, quindi diciamo while, cioè fino al momento in cui la var 0 è lt, quindi less than minore di la variabile limite, quindi finché questo var 0 è minore del limite, fai qualcosa, in questo caso stampa la variabile, la solita variabile 0 e poi la incrementi di 1. In poche parole si parte con un valore var 0 di 0, un limite 10, quindi ovviamente questo controllo è valido, questa condizione è valida perché 0 è minore di 10. Quindi entrerà sicuramente a fare questo ciclo per 10 volte. Stampiamo, e poi questo è un altro modo per incrementare di 1 la variabile. Abbiamo visto qua sopra l'incremento con la sintassi simile, C, C++ con la più per incrementare una variabile. Questo è un altro modo, usando il famoso comando expression, diciamo svolgi questa espressione, variabile 0 più 1, e poi riassegnalo alla variabile 0, quindi viene incrementata a sua volta di 1. Questa sintassi a sua volta è equivalente anche a questa, dollaro parentesi parentesi, quello che abbiamo visto nella lezione dell'aritmetica semplice, quindi per fare una semplice somma di numeri interi possiamo usare il dollaro parentesi tonda tonda var più 1, var 0 più 1 e lo assegniamo al var 0. Sono tutte e tre sintassi equivalenti, quindi ho qui ho voluto usarne una il var viene aumentato di 1, il prossimo giro il var 1 è ancora minore di 10 e va avanti e va avanti. Anche qui vediamo da 0 fino a 9, che sono 10 volte, in questo caso siamo partiti da 0 e non da 1, ma comunque sono sempre 10 cicli, 10 iterazioni con il comando while, ovvero fino a che questa condizione è valida, eh, esegui un'iterazione, altrimenti esci perché è finito. Ultimo tipo di comando per eseguire delle iterazioni ripetute è l'until, ovvero fino al momento in cui, più o meno tradotto così dall'inglese, che è diverso dal fino a che, fino al momento in cui in questo caso variabile limite 10, variabile uguale a 0, come sopra il comando until, quindi qui sono tornato a usare questa sintassi con le doppie parentesi, e qui diciamo, fino al momento in cui la variabile var, quindi questa con lo 0, non è maggiore al limite, quindi 10, esegui il ciclo. Quindi è un po' diciamo il contrario del while, cioè per il while viene eseguito finché la, eh, la condizione è valida mentre l'until viene eseguito fino al momento in cui non diventa valida la condizione in realtà adesso la condizione questa sarebbe non valida falsa perché var è 0 non è maggiore di 10 ed è proprio per quel motivo che l'antil esegue l'iterazione perché questa condizione non è ancora valida cioè fino al momento in cui ecco quindi va avanti entra stampa il solito contenuto della variabile var e l'aumenta di 1 Torna su, var è uguale a 1 e maggiore di 10 non ancora e avanti e avanti e avanti. A un certo punto si arriverà a avere il var uguale a 11 e maggiore di 10 sì, allora finalmente siamo giunti a far diventare vera questa condizione e l'antil finisce. Facciamo enter e vediamo che l'antil è stato eseguito 11 volte, perché siamo partiti dallo 0 avanti, 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 il 10 l'iterazione numero con il valore 10 non è ancora maggiore di 10 e quindi lo fa ancora una volta ecco perché sono 11 quindi vedete una, una, una differenza di interpretazione di impostazione magari qualcuno di voi viene più come dire eh, eh, viene più intuitivo usare while ad alcuni viene più intuitivo usare until che è un po' il contrario ecco quindi in sé si possono impostare i loop nei due modi, i cicli nei due modi, però uno è da pensare in modo opposto all'altro. Ecco. Abbiamo visto anche questo, quindi niente di troppo complicato, ma molto potente e utile questi cicli per ripetere, per ripetere dei comandi, delle operazioni. Ecco, si può, ultima notazione, si può influire sull'andamento di questi cicli con due comandi, c'è cioè il comando BREAK, che permette di uscire immediatamente da un ciclo. Ecco, quindi qui non l'ho messo in questi esempi, però se all'interno di un blocco di comandi do, done ci fossero delle, degli if, delle condizioni, if, then, else che si verificano, eh, se a un certo punto riteniamo che se si verifica una certa condizione questo ciclo deve essere interrotto immediatamente, basta inserire un comando break a un certo punto. Inserendo semplicemente un comando così in qualsiasi punto del ciclo, questo smette immediatamente di funzionare e si passa fuori al comando successivo al done qui di chiusura del ciclo, quindi partirebbe di nuovo da qui in avanti. Basta mettere break o break. Um, un altro comando che può, venire, può essere utile in certe situazioni è quello che permette di passare al prossimo alla prossima iterazione al prossimo giro del ciclo evitando di eseguire altri comandi continuo ecco il continuo vuol dire che praticamente da quando incontra il comando continuo ehm, il ciclo non esce ma passa immediatamente a verificare alla prossima iterazione a verificare di nuovo da cima la, la condizione del ciclo e ricomincia quindi se noi inseriamo continuo così a un certo punto della, della nostra logica del nostro script quando incontra questo comando non fa più per esempio questo var 0 uguale non lo eseguirebbe più ma da qui tornerebbe immediatamente sopra a ricominciare ecco questo naturalmente in un esempio come questo non ha senso, ma ha senso dove c'è una logica un po' più complessa, dove magari si verifica una situazione nella quale è utile dire: no, da qui in avanti è inutile che fai ancora eh, altri comandi, torna subito in cima a ricominciare la prossima iterazione. Quindi, continuo così, voilà. E con questo ho concluso anche questa lezione. E vi do appuntamento. Alla prossima, un saluto, ciao ciao!